criteri ESG, cioè di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, fanno sempre più la differenza in termini di creazione di valore e anzi spesso sono loro a guidare la strategia aggregativa. Lo hanno evidenziato aziende e advisor intervenuti alla M&A Conference. Qual è il legame tra l'ESG e l'attività di M&A? Passa attraverso il costo del capitale. Abbiamo provato a mettere in piedi una ricerca empirica prendendo un campione di un centinaio di operazioni M&A in Europa. Allora emerge come livello generale che la relazione tra l'ESG score e il costo del capitale è quella che ci aspettiamo, cioè il valore della transazione aumenta nel momento che le imprese hanno complessivamente un ESG score migliore. La cosa interessante è che però se andiamo a spacchettare l'ESG score complessivo secondo le diverse pillar ESG, quindi la E, la S e la G, viene fuori che l'impatto più rilevante e quindi superiore alla media che ho detto prima è quello della E, ha un impatto non dissimile, quindi abbastanza in linea con quello medio per quanto riguarda la S, e invece la parte un po' della Cenerentola, guarda caso, la faceva la G con un impatto significativamente inferiore rispetto alla media. Il tema del divenire del quadro normativo è una parte della complessità più ampia dei fattori ESG calati nell'M&A, nel senso che questa complessità sta nell'essere un tema molto prospettico. Quando approcci un fattore ESG, guardi soprattutto in prospettiva, in un contesto anche che ha una evoluzione molto accentuata e con cambiamenti repentini. Sostanzialmente sia nelle fasi di due diligence, poi nelle fasi di contrattualizzazione, il tema che si pone in soldoni è se la target sarà soggetta in futuro ad un costo, a delle liability per il fatto di avere una minore adeguatezza ESG, una minore compliance prospettica soprattutto. E, diciamo, questo costo che potrebbe essere chiamato in futuro a sostenere può essere un costo di mercato, di reputazionale, quindi di potenziale esclusione da certe filiere, perché poi i maggiori player di certe filiere adottano policy che sono, come dire, espansive, quindi che vanno a toccare tutta la catena del valore. E poi c'è anche un costo normativo, quindi c'è un'evoluzione normativa che soprattutto a livello comunitario osserviamo, che è sempre più specifica, sempre più calata proprio sui criteri anche scientifici di determinazione della compliance ESG, però è tanto in divenire. La spinta verso la sostenibilità viene anche dalla normativa, tuttavia è difficile individuare dei chiari criteri. SESA da sempre porta avanti una serie di attività, soprattutto di acquisizione, ma negli ultimi anni anche di fusione, perché diciamo che inizia a essere un gruppo di oltre 100 società, quindi anche l'attività di fusione e di integrazione delle singole società all'interno delle varie business unit è comunque un'attività molto importante. Le operazioni di M&A di SESA negli ultimi 12 anni sono state oltre 60, di cui 18 lo scorso anno e già da gennaio sono 8. Due delle ultime operazioni sono proprio a target green. Tra regole e spinta culturale il mercato si adegua, sia ai fondi di private equity sia alle aziende. Queste due società sicuramente hanno portato dei benefici sotto il punto di vista finanziario, ma soprattutto hanno portato dei benefici al gruppo SESA sotto il punto di vista dei dati non finanziari e della gestione dei dati della sostenibilità. Come? PM Service da un lato aveva 17 impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in Sicilia, era proprietario di questi impianti, e il gruppo SESA ha visto passare la propria autoproduzione di energia da fonti rinnovabili da 200.000 kW a oltre 1.500.000 di kW prodotti. Amaeco invece è più un efficientamento operativo, quindi è molto rilevante l'impatto che i temi ESG hanno avuto sicuramente all'interno di SESA. Queste operazioni si vanno ad inserire in un più ampio background di attività che comunque SESA ha programmato nel corso degli ultimi mesi, nel corso degli ultimi anni, anche e soprattutto grazie alle pressioni che
provengono dagli stakeholder, in primis gli azionisti. C'è una distinzione in ambiente fra sostenibilità ambientale e integrazione ESG. La prima è la strategia di investimento, questa è rimasta, diciamo, uguale sin dalla nascita di Ambienta, che è stato nel 2007, quindi essenzialmente si investe solo in aziende i cui prodotti, servizi, operazioni hanno un impatto ambientale positivo. Questo è identificato, valutato secondo una metodologia proprietaria che è la Environmental Impact Analysis. Quindi in Ambienta c'è un team dedicato che studia i trend ambientali, supporta l'attività di origination dei team di investimento e valuta l'impatto. Quindi questa è, diciamo, la base della strategia di investimento lungo tutte le nostre asset class. Quindi noi compriamo crediti deteriorati, asset class che non c'è nel mondo della valutazione, diciamo, dei rating ESG. Se tu chiedi a un provider, mi fai un rating del mio credito di stress, è un po' un asset class di frontiera. In realtà poi lavorando e andando ad analizzare soprattutto il post, quindi tutto ciò che avviene dopo aver fatto l'investimento, ci siamo resi conto che invece si può creare, proprio partendo da una situazione di difficoltà, un valore di sostenibilità molto significativo, e questo per una serie di ragioni. Innanzitutto, spesso le aziende che si trovano in una situazione di crisi hanno dei modelli di business che sono, nei casi migliori, lacunosi e nei casi peggiori completamente da ripensare, e quindi dovendo ripensare lavori fondamentalmente hai quasi un libro bianco. Quindi nell'andare a, spesso c'è necessità di fare degli investimenti per riportare l'azienda in condizioni di redditività, e a questo punto, dovendo fare gli investimenti, li puoi pensare in un'ottica di miglioramento delle, per esempio di efficientamento energetico, che è un elemento credo sentitissimo e fondamentale a livello proprio della parte I del ESG.